Ok, siamo qui con il nostro aereo, ci siamo avvicinati, abbiamo guardato che l'aereo sembra in bolla, cioè non ha vistosamente una gomma bucata o un componente staccato, di conseguenza possiamo iniziare i nostri controlli. Partiamo dal davanti dell'aereo, controlliamo che l'ogiva sia fissata con tutti i suoi bulloni e che il riduttore dell'elica abbia tutti i suoi bulloni correttamente fissati. Una volta effettuato questo controllo, dobbiamo controllare i bordi dell'elica per eventuali spaccature. Quindi la tocchiamo e verifichiamo che il mezzo sia a posto. Un'eventuale spaccatura sull'elica potrebbe pregiudicare la nostra sicurezza in volo. Più la spaccatura è sulla parte terminale, peggio è. Continuiamo con il nostro controllo abbassandoci.